Sarà un successo! Sarà un successo, grazie! Ciao! Due fuochi tra l'organizzatore dell'ultima tappa del trofeo d'inverno in casa del gruppo sportivo Torino Luigi Di Porto e il presidente del WISP provincia di Parma per questa tappa che sta per andare in scena, ultima tappa del circuito, più di 200 gli iscritti quest'oggi presenti a Torino in casa del gruppo sportivo Torino rappresentato qui da Luigi Di Porto. Sì, una bella soddisfazione anche quest'anno, il tempo ci ha aiutato. Tanti corridori, abbiamo rivisto un po' il percorso, abbiamo messo qualche single track in più per farli divertire il più possibile. Speriamo che siano leali e non facciano come in altre corse. Abbiamo chiesto di fermare tutti senza numero per evitare discussioni, per evitare polemiche, per avere più sicurezza lungo il percorso. Vedo che il numero rimane bene o male sempre quello di tutti gli altri anni, 200 partenti, vuol dire che la nostra organizzazione è al top. E il percorso sarà senz'altro all'altezza, perché 10 km di percorso da andare a affrontare per i 200 partenti tra pochi minuti.
Il percorso è all'altezza, il terreno ha tenuto molto bene, abbiamo alcuni tratti dove con la ghiacciata di questa notte, vabbè, appena un po' umido, tipo qua dall'arrivo, dove speravamo che asciugava, però basta avere un po' di cautela e tutto si fa, ecco. È tutto fattibile, tutto pedalabile, non c'è nessun problema. Allora, tra poco la festa per l'UISP che oggi vede 200 atleti suoi rappresentanti qua a Torrile. Bello, bello, bellissimo, e questo è il merito di chi organizza. Se non avessimo queste società che si impegnano con passione per fare queste manifestazioni, noi non sapremmo, non avremmo, diciamo, nulla da fare. Però per voi è una soddisfazione grandissima. È una soddisfazione grandissima, ma soprattutto c'è da rimarcare la competenza con la quale lavorano, perché non è che queste società lavorano e improvvisano. Svolgono un lavoro preparato, studiato, hanno dietro una formazione che gli permette di fare la manifestazione come si deve fare. L'impegno viene ripagato dalla presenza di tutti gli atleti schierati alle nostre spalle che tra pochi minuti prenderanno il via. Che io ringrazio personalmente uno per uno, perché anche loro fanno parte di quella ricchezza che il nostro movimento può godere. Tra pochi minuti il via dell'ultima tappa del trofeo d'inverno, terza prova del campionato provinciale WISP 2020.
chiudi tutto e andiamo. Sei dentro, chiudi tutto e andiamo. Thank you.
Paolo, vai pure qui su te. Dai che andiamo. Thank you.
Siamo con il signor sindaco del comune di Torrile, il signor Alessandro Fadda, che è venuto a salutare gli organizzatori rappresentati da Luigi Di Porto del gruppo sportivo Torrile, che hanno messo in scena questa terza prova del campionato provinciale WISP, prova conclusiva del campionato d'inverno 2020, un successo per Torrile perché oggi sono giunti in più di 200 quest'oggi nei vostri territori a correre in mountain bike. Bene, qua sono organizzatori, sono volontari, ma sono soprattutto amici, persone che conosco da molti molti anni. Hanno organizzato qualcosa di eccezionale come fanno loro. Loro le gare le fanno così, tutte in sicurezza, tanta gente è venuta, mi hanno detto più di 200 persone, perché i risultati si vedono quando poi ci sono tanti ragazzi che vengono qua a correre. A noi interessa che si faccia sport nel nostro comune, che si stia insieme, e oggi è una grande vittoria per tutti, soprattutto per il Torrile, per questi ragazzi che ci hanno messo davvero l'anima. Quindi un grande momento di aggregazione anche quest'anno per voi. Una grande soddisfazione, devo dire. Per me personalmente, per il GS Torrile, questa è una grande soddisfazione. Ad oggi siamo ancora la prima società ad avere un numero di così tanti partecipanti in un provinciale, quindi più di 200 corridori è tanta roba, non è da sottovalutare. C'è sempre tanto lavoro, c'è sempre tanto divertimento, la soddisfazione più grande è quella di trovarsi qua alla fine, all'arrivo, con i ragazzi che ti fanno i complimenti per il percorso, per la gestione, per l'organizzazione, per tutto quello che gira intorno a questo mondo della mountain bike, che ci vuole tanta, tanta, tanta passione, sia da organizzatore che da corridore. E questa è tanta roba, però sono molto contento. Il lavoro di tutte queste persone viene ripagato dall'affluenza straordinaria di una giornata come questa? È fondamentale poi per questi ragazzi vedere così tanta gente, perché oggi è vero, è una bella giornata e la gara dura un'ora e mezza, per un ragazzo anche meno di un'ora, ma per lavorare ad avere un risultato così devi partire mesi prima per organizzare il percorso e vedere come fare, mettere i volontari, togliersi il tempo alle famiglie per venire qua e organizzare quello che vediamo qua oggi. Poi tanta gente è venuta e quindi questo è un grande grande risultato. Lo facciamo, diamo già l'appuntamento per il 2021? Sì, sicuramente, il 2021 mi inventerò ancora qualcos'altro, ho già in mente, mi piace cambiare, mi piace farli divertire, mi piace farli correre in sicurezza, questa è la priorità prima che adotto quando organizzo un evento, quando penso a una gara, mi devo immedesimare in un corridore e togliere tutti i pericoli possibili. Allora ringraziamo ancora una volta il signor sindaco che ci è venuto a salutare del comune di Torrile, il signor Alessandro Fadda, grazie a Luigi Di Porto, da Torrile è tutto. Allora Fabio Pasquali, prima volta qui a Torrile, per te com'è stata questa gara? Come settimana scorsa siamo partiti nel secondo gruppo, quindi un po' di problemi a superare quelli davanti, però bene, siamo rimasti io e Tacchinardi come sabato scorso e cambi regolari siamo arrivati noi due. Questo percorso mi è sembrato molto più veloce rispetto alla settimana scorsa. Sì, rispetto alla scorsa era più veloce, c'era un po' di vento che ha fatto un po' di selezione anche quello lì, però comunque siamo sempre andati a tutta. Luigi Di Porto, l'organizzatore, che organizzazione ha messo in campo? No, beh, il percorso era segnato, poi la zona è questa, comunque ha tirato fuori un bel percorso, il bosco era pulitissimo e ben segnato. Domenica prossima? Verrò la nuova. Allora Luca Piazza, oggi per te è stato un cronometro, ho partito da solo e arrivato da solo. Sì, è stato molto bello, sono un atleta di casa perché abito a qualche chilometro da qui. Pronti via, sono partito da solo perché dietro Tacchinardi e Pasquali so che vanno fortissimo. E niente, a tutta dall'inizio alla fine e penso per un secondo di aver vinto l'assoluta, quindi contentissimo. Sappiamo che a casa sta succedendo qualcosa. Sì, ho mia moglie che tra qualche ora, oggi o domani partiamo per diventare genitori, quindi adesso finite le premiazioni si va. Prossima gara? Adesso diciamo che l'attenzione sarà per la bimba, poi dopo vedremo. Tanti auguri e congratulazioni. Grazie mille, grazie tante. Allora Gabriele, oggi un'altra gara di quelle dove non si molla niente. Sì, oggi una gara super veloce, c'erano dei tratti che si andava via a 40 all'ora e era difficile far selezione. La gara com'è stata? Niente, siamo partiti in gruppone proprio, fino al secondo o terzo chilometro eravamo insieme e poi Pasquali si è avvantaggiato di un 200 metri, hanno fatto il buco, per fortuna si è riuscito ad andare a chiudere e poi abbiamo collaborato fino al traguardo.
L'organizzazione come l'hai trovata? È impeccabile, tanta gente sul percorso a segnare direzioni, il percorso era pettinato, diciamo, non c'era neanche una buca, era perfetto. Allora Simona Ongari, prima a Noceto e prima anche qui a Torile, com'è andata? È andata bene, una gara veloce, è stata molto veloce, però per fortuna oggi era una giornata buona e ho cercato di dare tutto quello che avevo. Il terreno oggi molto meno pesante. Sì, decisamente, asciutto, scorrevole, anche se l'erba ti dà sempre un po' l'impressione del tipo ti tira indietro, però è andata bene. Allora, la stagione è iniziata sicuramente bene, come continuerà? Speriamo bene, confido, dai, confido. Ma che programmi hai? Allora, adesso inizieremo qua a marzo, andremo a fare EAD e Deltos. Il Deltos è il circuito principale che sta seguendo la nostra squadra, il BC Scout. E poi dopo con Rampitech sarà un circuito di gare che almeno fino a fine settembre ci terrà impegnati. Torniamo a questa gara, come hai trovato l'organizzazione? Beh, spettacolo. È stata veramente organizzata bene, anche i ragazzi sul percorso hanno indicato molto bene e anche dentro il boschetto era tutto fettucciato, quindi anche se non ci fosse stato nessuno riuscivi ad andare, capivi dove potevi andare. Grazie a te. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero, non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Etic Sport, sempre un passo avanti.